Saluto a tutti. Oggi andremo a vedere come sostituire una luce diurna, in pratica i fari, quelli che devono restare sempre accesi anche di giorno, di questa Fiat Panda terza serie. La luce fulminata dovrebbe essere questa qui, la sinistra. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivetevi al canale cliccando qui sotto in basso a destra, così resterete aggiornati sulle ultime novità e i video che pubblicherò. Prima di procedere vi dirò alcune informazioni riguardo la lampadina. La lampadina che monta la luce diurna è una P21 da 5 watt. La faccio vedere. È la lampadina che andremo a sostituire. Allora, come vedete, all'interno, una volta acceso il quadro, rimane acceso quel triangolo giallo. Vediamo per vedere se effettivamente è la lampadina sinistra. Vediamo un po'. Allora, per sostituire la lampadina si trova alloggiata all'interno, qui dentro. Quindi in pratica è bella nascosta qui sotto. Dovremo andare a girare il connettore, ecco qua, e tirarla fuori. Ecco qui, vedete? Perfetto. Una volta tirata fuori, dovremo fare questa rotazione qui, ossia schiacciare e girare verso destra, così. Ecco qua. Una volta tolta questa qui, vedete che è bruciata, andremo a rimontare la nuova. Ricordatevi che è una P21 W5. Montiamo questa e prima di rimontarla nel suo alloggio andremo a vedere se funziona. Appoggiamola un attimo senza che casca. Vediamo se ci riesco senza farla cascare. Ecco qua. No, non ci sono riuscito. Vediamo così. Perfetto. Andiamo a vedere se funziona. Ecco qua. Quindi funziona sia questa che l'altra. Perfetto. Quindi era la lampadina. Vediamo accendendo anche il quadro. Sì, come vedete va sia posizione che diurna. Quindi adesso non ci resta che rimontarla facendo la procedura opposta. Vi assicuro che comunque sia non è facile arrivarci con le mani all'interno, perché ci vogliono delle mani di fata. Oltretutto io sto con una mano filmando e con l'altra operando. Adesso qui all'interno mo vado a trovare dove. Oh, per quanto riguarda le lampadine, diciamo che queste qua, queste P21, si possono toccare
tranquillamente il vetro con le mani senza che c'è il rischio che esplodano, tipo come quelle allo yodio. Ecco qui, ha fatto il clack, quindi è andata. Perfetto. Quindi questa è quella bruciata. Qui il clack è andato. Nell'occasione colgo di dirvi che il colore della vettura, qualora dovreste fare qualche ritocco o qualche riverniciatura, si trova, le Fiat ce l'hanno stampato qui. Esattamente questo qua sarebbe il codice colore, 601. Giusto per darvi un'idea. Vediamo adesso se è andato. Perfetto. Tutte e due. Ottimo. Come avete visto, non è stato, diciamo, tanto semplice perché ci vogliono delle mani proprio piccole, delle mani di fata per operare all'interno, perché non è molto facile. Però con un po' di dimestichezze ci sono riuscito anch'io. Diciamo che è molto più facile all'anteriore che al posteriore, in quanto purtroppo al posteriore bisogna smontare tutto lo stop per sostituire la lampadina facendo attenzione agli incastri, ed è molto più difficile. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video.